Salve a tutti e benvenuti qui su Leste, eccoci qua con il secondo appuntamento di Eleven News, una rubrica dedicata alle news, agli aggiornamenti, alle promozioni, a nuovi plugin, a nuovi programmi e tutto ciò che riguarda la musica e l'audio. Quindi se sei interessato a tutto ciò, questo è il video che fa per te. E se vuoi puoi iscriverti su questo canale così puoi rimanere sempre aggiornato, perché oltre a questi tipi di video faccio anche dei tutorial sui plugin, sui programmi e tutto ciò che appunto riguarda la musica e l'audio. Ok? Detto ciò, in questa settimana ci sono state grosse novità, ci sono anche molte cose che devo dirvi, quindi mettetevi comodi e andiamo a vedere ad esempio un'anticipazione che voglio farvi per riguarda l'intelligenza artificiale che ha rilasciato Google, che ci permette di creare musica, se così vogliamo dire, di creare dei suoni semplicemente descrivendo quello che vogliamo appunto ottenere. Una cosa fighissima che vi parlerò, che ve ne parlerò più avanti. Poi andiamo a vedere gli sconti che ci sono stati sui plugin, andiamo a vedere anche plugin gratuiti che sono disponibili e che forse non saranno più disponibili in modo gratuito, quindi mi raccomando, approfittatene. Quindi, detto ciò, dato che ci sono molte cose da dire, possiamo subito iniziare con la prima news. Iniziamo a parlare degli sconti sui plugin. Il primo plugin che troviamo in sconto si chiama Stream, è un plugin che usa la sintesi granulare. Attualmente abbiamo uno sconto del 50%, ma alla cassa, quando dobbiamo appunto pagare, possiamo ottenere un ulteriore sconto del 10%, mettendo praticamente un codice promozionale che adesso vi faccio vedere. Quindi andiamo direttamente sul sito, eccolo innanzitutto qua il plugin, come possiamo vedere, questo è il sito ufficiale, il prezzo originale è di 49 dollari. Ok, quindi se lo acquistate da qua pagherete 49 dollari. Come c'è scritto anche qua, Stream di praticamente Delta Sound Labs è un campionatore granulare che è utile soprattutto per il sound design, per creare anche ritardi intricati. È utile anche per le performance dal vivo. E perché? Perché poi lui ci dice che questo Stream ha una latenza molto ridotta e dato che ha questa latenza molto ridotta è ideale per appunto le performance dal vivo. Quindi, se siete interessati a questo tipo di effetti, perché quello che fa per fare una sintesi di questa sintesi granulare, prende l'audio, lo spezzetta tutto e prende appunto dei piccoli grani. Prendendo questi piccoli grani crea anche un altro tipo di suono particolare. Poi possiamo mettere più voci, possiamo fare davvero tante cose interessanti. Poi magari ve ne parlerò in un altro video. Ok, ma se andiamo invece su questo negozio online possiamo ottenere un 50% di sconto, eccolo qua. E vedete che il prezzo, come ci fa vedere qua, è di 25 euro. Abbiamo praticamente al momento in cui sto registrando questo video, che è il 12 di maggio, mancano praticamente 11 giorni. Ovviamente quando poi si acquista, ok, compra adesso, continuando, quindi vado a procedere, vedete qua mi dice 25 euro. Procedo, perfetto, ecco qua. Poi ovviamente qui devo compilare, devo mettere tutto quello che riguarda poi il mio indirizzo, la mia carta di credito, come appunto voglio pagare questo plugin. E una cosa che dovete fare, è scritto piccolissimo, ma hai un coupon? Sì. Ok, allora metti il codice qua, vediamo se ce l'ho già incollato. Sì, VST10 off, perché questo praticamente sito VST Buzz dà un ulteriore sconto del 10% utilizzando questo codice promozionale per celebrare il suo decimo anniversario. Poi faccio applica ed ecco qua che infatti ho ottenuto un ulteriore sconto di 2,50 euro. Sì, poca roba, però comunque potrebbe tornare comodo. Anche perché poi ci sono le tasse da pagare in Italia, quindi praticamente ci sono 4,95 euro in più e quindi un totale di 27,45 euro. Ok, sono tentato di farvi vedere qualcosa per quanto riguarda questo plugin. Facete una cosa veloce, Hey, veloce con so questo this is video. Stream from Delta Sound Labs. Stream Vedete? is not your typical granular plugin. Non è un It has a really tipico unique campionatore sound that granulare, is come dicono more sempre clean tutti. and less cloudy than typical spectral or frequency. Vedete che prende tutti questi pezzetti. Ci sono tra l'altro io, ho uscito il video su come eliminare i file inutili su Ableton. Vedete tutti questi pezzetti, vedete? Di questo file audio che potete trascinare e appunto crea queste cose particolari perché fa dei movimenti Base granulators. molto molto belli It's a really great tool for making su ogni textures punto. and it's really simple to use.
è utile per creare atmosfere, per creare delle texture interessanti, per creare degli effetti, tanta 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 roba. Qui abbiamo un 62% di sconto su alcuni plugin della Traction. Per chi non lo sapesse, la Traction è un'azienda che sviluppa dei software, in particolare dei plugin, ma ha anche creato una DAW che si chiama Waveform, è gratuita, dove tra l'altro ci voglio fare un video. Quindi abbiamo un 62% di sconto su plugin di qualsiasi tipo, plugin che utilizzano la sintesi granulare che abbiamo visto prima, dei synth e altri tipi appunto di plugin. Andiamo subito a vedere all'interno del sito ed ecco qua. Per usufruire di questi sconti dobbiamo andare sul sito, sul negozio online che si chiama Plugin Boutique, perché solo qui, se acquistiamo questi plugin sul sito ufficiale, costeranno ovviamente di più, cioè il prezzo originale. Andiamo a vedere che ci sono diversi sconti su alcuni plugin. Vedete che qua abbiamo un 50%, qui abbiamo un 30%, però il massimo che possiamo ottenere di sconto è il 62%, ovviamente su questo synth, ma anche su altri, tipo quest'altro è sempre un synth. Ok, un synth molto interessante questo che ho dato prima, ho controllato, vedete, è Abyss, ci permette di creare dei suoni. E poi anche questi plugin hanno un'interfaccia particolare, un po' bella, diciamo carina. Se non so se avete mai visto anche la DAW che si chiama Waveform, che vi ho detto prima, è davvero particolare. Poi ci voglio fare un video. Ah, ecco qua, Waveform Pro. C'è la versione anche Pro, che è quella appunto a pagamento, che costa 80 euro, ma c'è anche una versione free, che qui possiamo anche ovviamente acquistare. E c'è anche il plugin, il synth Biotech, davvero davvero questo interessante, che troviamo sulla praticamente DAW Waveform, lo troviamo già al suo interno. Non so se lo troviamo però nella versione Pro o anche in quella gratuita, non ricordo, poi ripeto, ci faccio un video. Ecco qua tutti gli sconti che ci sono. Ok, sono 2-3 che abbiamo al 62%, ma ci sono anche quelli al 50%. Niente, potete dare un'occhiata su questo sito che vi lascio in descrizione, così potete appunto dare un'occhiata meglio da vicino. Adesso parliamo di Spire, un sintetizzatore che sicuramente alcuni di voi già conoscono. Si aggiorna alla versione 1.5.15 e possiamo ottenere anche uno sconto del 50%, quindi lo possiamo pagare la metà. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Andiamo sul sito, questo è il sito ufficiale, e da qui lo possiamo pagare a soli 189 dollari, però escluse le tasse, quindi costa ancora di più. Quindi qua appunto possiamo vedere, per chi ancora non l'ha visto, come si presenta. Questa è la sua interfaccia, io ce l'avevo, avevo una vecchia versione, tra l'altro ci ho fatto anche un video, non so se ancora c'è sul canale, ho fatto un video tutorial al riguardo. E niente, però se appunto, ripeto, vogliamo usufruire, vogliamo prenderlo con un prezzo pari a 114 euro, lo dobbiamo acquistare su Plugin Boutique, che è il sito che abbiamo visto prima. Ah, dimenticavo, lo sconto è disponibile solo fino al 16 di maggio. Qui addirittura abbiamo uno sconto del 95%, mancava poco e vi avrei detto, ecco a voi un plugin gratuito, ma 95% di sconto è come se fosse gratuito. Stiamo parlando niente poco di meno che del plugin Stutter Edit dell'Isotope, che ci permette di creare degli effetti e dei movimenti entusiasmanti, così come dice anche il sito stesso. Cioè possiamo prendere appunto una traccia audio, possiamo prendere un suono e andarlo a spezzettare, cioè lo fa il plugin stesso, come fa anche il Beat Repeat, ma ci permette anche di creare degli effetti, aggiungere altri tipi di effetti, tipo l'equalizzatore. Noi con un solo tasto, con una sola mappatura, succedono una serie di cose, di filtri, effetti che si ripetono, un casino di cose. Andiamo a vedere però meglio sul sito. Ok, eccoci qua, siamo sempre ancora una volta sul sito Plugin Boutique, e da qui lo possiamo prendere a soli 10 euro. Eccolo qua. Invece il prezzo originale, ok, costa 245 euro. Ok, quindi approfittatene perché avete uno sconto appunto del 95%. Stutter Edit 2, eccolo come si presenta, eccolo qua. No, immagine è solo questa, ve la faccio vedere magari meglio da vicino. Eccolo qua, è cambiato parecchio dall'ultima volta che l'ho visto, però comunque vedete che ci sono anche il riverbero, c'è questo effetto lo-fi, il chorus, flanger, phaser, chi più ne ha più ne metta. Davvero ci sono anche i preset, ripeto, se vi piace questo tipo di effetto,
Io vi consiglio questo qua dell'Isotope a soli 10 euro. E adesso parliamo del famosissimo plugin chiamato AutoTune, che ormai questo nome è diventato uno standard per indicare appunto l'effetto che si ha sulla voce. Ci permette quindi di andare a fare una correzione dell'intonazione vocale, sia in tempo reale, quindi che possiamo utilizzare per le performance dal vivo, sul palco, oppure in modalità offline che possiamo utilizzare appunto in studio, in post-produzione. Qui abbiamo uno sconto che in realtà non c'è una percentuale, ma se noi ci abboniamo a un abbonamento annuale di $349, possiamo prendere una licenza perpetua, cioè una licenza praticamente illimitata del plugin appunto AutoTune, ma la versione Artist. Ok, quindi la versione Artist sarà gratis, ma se facciamo un abbonamento annuale, abbiamo una serie di ovviamente vantaggi. Possiamo prendere anche la versione praticamente completa, quella Pro, l'ultima, la versione appunto Pro X o Pro X, oppure possiamo prendere anche il tipo di preset, video tutorial. Abbiamo un pacchetto in questo abbonamento che possiamo fare. Ma oltre a questo, solo fino al 24 di maggio possiamo anche avere una licenza praticamente illimitata della versione Artist. Quindi andiamo a vedere però sul sito, che praticamente ci perdiamo in chiacchiere, eccolo qua, AutoTune Artist. Praticamente qua ci dice già: ottieni AutoTune Artist gratis con un abbonamento però annuale. Ok, che si chiama appunto AutoTune Unlimited. Un valore di $349 e l'offerta termina il 24 di maggio. Faccio acquisto, vi faccio vedere un po' di cosa si tratta. Ecco qua, vedete? Possiamo farlo praticamente annuale, ma se lo facciamo mensile non possiamo usufruire. Vedete che qua mi dice: no, guarda che perderai in questo caso la licenza appunto per ottenere AutoTune Artist per sempre, quindi appunto non sarà inclusa. Ma se facciamo quella annuale paghiamo $16.83 al mese. Qui avete anche questi altri vantaggi che vi dicevo, che okay? Perché potete acquistare singolarmente il plugin. In questo caso potete acquistare singolarmente l'AutoTune in versione Artist o in quella versione completa, però non potete usufruire di tutti questi vantaggi. Avete appunto il nuovo AutoTune FX, 10 effetti vocali, le nuove auto key, poi avete tutorial gratuito che vi dicevo prima, poi include 2 mesi gratuiti di Splice Creator. Insomma, sì, abbiamo diversi vantaggi con questo pacchetto. La WA Production ci dà praticamente a soli $5.90 un pacchetto, un bundle con una serie di plugin che ci permettono di appunto intervenire sul mixing. Tipo c'è un equalizzatore, se non erro, sì, c'è un equalizzatore, c'è anche un saturatore, vi faccio vedere meglio da vicino perché ci sono io, ecco qua. Abbiamo un equalizzatore in questo pacchetto che si presenta in questo modo con tutte queste caratteristiche. Abbiamo anche in questo caso un saturatore e poi abbiamo anche un transient designer. Ok, abbiamo 3 plugin al prezzo di 1, $5.90. La vendita finisce tra 6 giorni e 11 ore, ok, nel momento sempre in cui sto registrando questo video. Adesso parliamo dei plugin gratuiti. Il primo plugin gratuito che vi consiglio in questa per questa settimana è APU Loudness Meter. È praticamente appunto un meter che ci permette di andare a vedere tutti i livelli audio, cioè tutto il volume. In questo caso possiamo vedere il LUFS, ci fa vedere il LUFS, qua ci dice appunto le varie spiegazioni, i tipi di appunto loudness che possiamo controllare: LUFS, True Peak, RMS, Peak. Vedete, tutto in tempo reale. Poi abbiamo diverse ovviamente impostazioni che possiamo andare a controllare. È davvero davvero bello, l'ho provato. Anche c'è una cosa interessante, cioè ci permette di andare a caricare un file audio. Ok, possiamo importare un file audio e lui farà una elaborazione e ci dirà qual è il LUFS di tutta la traccia. È davvero interessante, ma non finisce qui, perché possiamo anche andare a creare, cioè lo possiamo avere in versione standalone, cioè lo posso aprire senza utilizzare una DAW, senza utilizzare ad esempio Ableton. E in questo modo io, se che ne so, ho una traccia su YouTube, ho una traccia su SoundCloud o su Spotify, eccetera eccetera, posso andare a vedere il LUFS senza scaricare la traccia. E ora vi faccio vedere di cosa si tratta. Quindi se andiamo dentro Ableton, io ho preparato qui una traccia, l'ho già scaricato, e se lo utilizziamo appunto come plugin, perché appunto possiamo installare la versione plugin e la versione appunto standalone, versione appunto del programma, io metto in play qua, abbasso un po' il volume.
fa vedere che è bella anche la grafica. Posso fare doppio clic per vederlo più da vicino. E qua mi fa vedere, praticamente, aspetta, spengo però la musica, mi fa vedere appunto una serie di valori, quello integrato, quello che praticamente mi dice una media di tutta la traccia, poi mi dice qua source, praticamente il short term, praticamente, magari se volete approfondire questa cosa ci ho fatto un video sul LUFS in particolare, io utilizzo di solito tipo il plugin che si chiama Yulin, che è sempre gratuito, c'è una versione ovviamente anche pro, e con questo mi ci trovo abbastanza bene, però ho scoperto questo e lo utilizzerò perché mi permette appunto, come vi dicevo, di caricare un file audio. Carico un file audio, prendo sempre questa traccia, vedete, fa l'elaborazione e ci dice direttamente tutta la il LUFS della traccia completa. In questo caso 9-9.18. Davvero davvero comoda questa cosa, invece di farlo con il Yulin. Allora il Yulin, questo qua ovviamente la versione pro ci permette di fare questa cosa, ma qua ce lo possiamo fare invece con l'APU in modo, cioè completamente gratuito. E sulla versione dei Yulin pro, cioè quella gratuita, non possiamo fare, possiamo avere questi settaggi per Spotify, per YouTube, cioè tutti questi valori, mentre con appunto sempre il plugin APU gratuito possiamo farlo. Quindi qua in basso gli possiamo dire: guarda, metti, che ne so, voglio capire quali sono i valori di riferimento per Deezer, ci metto qua, lui mi fa vedere appunto, mi crea questo range, e quando metto play, guardate, in questo caso però devo togliere il file perché c'era il file, poi magari se volete saperne di più su questo plugin ci faccio anche un video. Metto play, ok, vedete che mi crea questo praticamente range che è dedicato appunto a Deezer, cioè mi dice qual è il valore massimo e il valore minimo che posso raggiungere. Ok, quindi non devo superare questa linea. E qui ci siamo, vedete? Niente, questo era APU, che ovviamente, come vi dicevo, si può utilizzare anche in versione praticamente. Vedete, io lo sto aprendo adesso, questa è in versione standalone, quindi è un programma che ho installato. Posso anche chiudere Ableton e quello che devo fare, posso sempre caricare il file audio di prima, senza, ripeto, aprire Ableton ogni volta, e lo posso fare, se faccio qua, ci sono invece i settaggi audio, clicco quindi su settaggi audio, e mi dice qua, in questo caso, di scegliere i driver audio. Io posso scegliere come input, utilizzo i cavi virtuali, perché senza cavi virtuali non possiamo poi prendere l'audio che passa su Windows, su Mac sarà diverso, però... fatemi sapere, magari ci faccio un video a parte perché non voglio appunto dilungarmi più di tanto. Adesso un altro plugin gratuito, questa volta però è un Brick Wall Limiter e un Clipper, quindi due in uno. E questo qua, vedete, Clipper, Limiter, vedete, della Hornet, ok, che potete raggiungere con questo sito qua, ovviamente ve lo lascio in descrizione. Hornet Plugins fa ovviamente altri tipi di plugin, ma in questo caso questo in particolare lo potete prendere gratuitamente sia per Windows che per Mac, sia in formato Audio Units, sia in formato VST e sia in formato VST3 e anche in formato AAX. Quindi quello che ci dice poi la descrizione, questo plugin è perfetto per chiunque voglia ottenere il massimo volume mantenendo però l'integrità del proprio audio. Con un clipper e un limitatore, oltre a un controllo del tempo di rilascio, hai il controllo completo sul volume e sulla chiarezza dell'audio. E la parte migliore? È completamente gratuito, però ovviamente per poterlo scaricare, che si scarica da qui in basso, dovete fare una piccola condivisione su Twitter, scusatemi, e su Facebook. Penso basti farlo soltanto con Facebook, non l'ho provato, però sì, basta fare una piccola condivisione e potete ottenere, si sbloccherà quindi il download gratuito. Infine abbiamo Wolf Shaper, è un plugin che utilizza la sintesi di distorsione. In pratica, tramite questo riquadro possiamo disegnare delle curve, con queste curve possiamo creare una distorsione che poi ovviamente possiamo andare a controllare anche con questi parametri qui sotto, quindi possiamo andare a ridisegnare la nostra forma d'onda, possiamo partire da una semplice sinusoide fino ad arrivare a una sinusoide, a una forma d'onda molto complessa, ricca appunto di armoniche. È un po' simile, sì, il concetto è simile al Fruit Wave Shaper, una cosa del genere, quello che abbiamo dentro FL Studio. Qui lo possiamo appunto utilizzare su qualsiasi DAW, lo troviamo soprattutto in multipiattaforma, cioè sia per Windows, per Mac che per Linux.
Adesso dai plugin ci spostiamo in questo caso ai sample pack, cioè ai campioni, alle librerie appunto audio, per farvi vedere una cosa interessante. Andiamo sul sito, in questo caso della Loop Masters, perché ci offre uno sconto dell'80% su un pacchetto. Praticamente ha fatto una raccolta per il suo 20° anniversario, dove ci mette a disposizione, vedete qua, questi 4 pacchetti per quanto riguarda le voci. Poi abbiamo questi altri 4 pacchetti per la drum and bass, per la techno, per l'hip hop e per l'house. Il tutto al costo di 80 euro. Qua ci dice che noi possiamo appunto risparmiare 440 euro e 11 centesimi. Ok, quindi con 80 euro potete prendere tutti questi pacchetti qua, che sono, vediamo, 21 giga di loop e suoni. Mamma mia. Adesso parliamo di intelligenza artificiale, dato che in questo periodo non si parla altro che di appunto intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale di qua, intelligenza artificiale di là, ma io mi sono sempre chiesto, ma c'è appunto un'intelligenza artificiale per la musica? Ho provato ovviamente a utilizzare ChatGPT, che ovviamente è, come sapete, appunto una chat testuale, quindi non potete ottenere dei file audio, dei file video, eccetera eccetera. Io ho provato a dirgli, che ne so, creami 4 accordi. Lui comunque sì, mi ha scritto 4 accordi, che poi si può anche fare una conversione in file MIDI, si può fare una cosa, una procedura con un programma, ma è un po' complessa come cosa. E mentre stavo preparando questo video ho scoperto che c'è praticamente un'intelligenza artificiale di Google che si chiama AI Music LM, che in pratica ci permette di creare della musica, dei suoni, se così possiamo definirli, che ancora è una cosa che si deve migliorare ovviamente, però possiamo ad esempio scrivere, possiamo dirgli a questa intelligenza artificiale: guarda, vammi a creare un suono di violino, vammi a creare un pianoforte, ma poi gli posso dire anche parti fai tipo un minuto di musica hip hop e poi nel secondo minuto vammi a creare una cosa dance. Ma possiamo davvero dirgli di tutto. Ci sono degli esempi che adesso vi faccio vedere. È stata presentata questa cosa a gennaio, che Google ha presentato questa cosa a gennaio, se ne parlava spesso, io come al solito non sapevo nulla, però adesso è accessibile a tutti. Quando dico questo ovviamente significa che è accessibile, però dovete avere un invito, ok, da un'altra persona. Io purtroppo non ce l'ho questo invito, però ho fatto una richiesta, ok, quindi mi sono messo in lista di attesa per vedere, sperando di appunto essere contattato. Vediamo, vi farò sapere ovviamente. Music LM può imitare melodie registrate dall'utente. Ad esempio è possibile fischiare una melodia a questa intelligenza artificiale e la riprodurrà come un assolo ad esempio di sassofono o un riff di chitarra. È stato addestrato, guardate qua, utilizzando 280.000 ore di musica. A questo poverino gli hanno fatto ascoltare 280 ore di musica. E andiamo direttamente sul sito, così vi faccio vedere meglio. Ecco qua. E da qui potete fare inizia subito. Io l'ho fatto, mi sono iscritto, ho messo alcuni dettagli, poche cose. Si presenta in questo modo, bene o male. Poi ci sono anche un po' alcuni dettagli, ma vi voglio far vedere anche questo video di questo canale che ha già provato, quindi ha avuto l'accesso. Potete scrivere. Wow! All right. Yeah, come on. Vi voglio far vedere un po' alcuni esempi. Ecco qua, vedete, gli possiamo dire alcune cose. La colonna sonora principale di un gioco arcade è veloce e ottimista, con un riff di chitarre elettriche orecchiabile. La musica è ripetitiva e facile da ricordare, ma con suoni inaspettati, come un crash di piatti o rulli di tamburi. Ascoltiamo. Una fusione di reggaeton, music, dance, elettronica. Poi potete dire tutti questi dettagli qua. Vediamo, questo è un misto tra reggaeton e dance elettronica. Bello. Potete mettere queste idee e potete aggiungerle nei vostri progetti. Sono reg tecno melodica. Questa è generazione lunga, vedete, di 5 minuti. Modalità storia, qua potete dirgli una storia, cioè potete raccontare: prima fai così,
poi dopo un minuto mettici quest'altro suono. Potete quindi creare, potete aggiungere questi tipi di suoni che sono stati generati per, che ne so, i vostri racconti, per qualsiasi altra cosa. Guardate, interessante. Poi condizionamento di testo e melodia. Bella ciao. Na 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 Canticchiando, questa è stata detta di fare. Bella ciao, però jingle bells col fischio. Certo, allora, considerando il fatto che ci sono sempre chi odia questo tipo di tecnologie, ovviamente, però dipende da come vengono utilizzate, c'è sempre il dipende, ok? Però c'è il discorso che questa intelligenza artificiale non ha sempre il tocco umano, non ha la coscienza, non può sostituire un vero produttore, però può, in questi casi, aiutarci in certe situazioni, per agevolarci, per darci degli input, questo ci può dare una mano. E questo è quanto per quanto riguarda le news di questa settimana. Abbiamo visto un bel po' di robe, abbiamo visto appunto gli sconti che ci sono attualmente, abbiamo visto anche plugin gratuiti, alcuni aggiornamenti, ma soprattutto abbiamo visto l'intelligenza artificiale di Google, molto interessante, che poi sono curioso di provare. Detto ciò, vi invito come al solito, se vi va, di iscrivervi su questo canale, di lasciare un like e ovviamente anche fatemi sapere qui sotto la vostra. Fatemi sapere quale news vi ha colpito di più. Noi quindi ci vediamo qui sotto. Vi auguro una buona continuazione, ma soprattutto una buona musica. Alla prossima. Ciao.